Raffaele, ci stavamo dimenticando dello sponsor, neanche male che l'abbiamo visto. Salutiamo gli amici di Daga che come tutti i giorni ci tengono compagnia, serramenti per passione, nel senso che se vi siete protetti dal freddo con serramenti a tenuta stagna, dovete farlo anche d'estate, perché se avete il condizionatore evitate che il caldo entri, e questo naturalmente ve lo mette a disposizione Daga. Buongiorno a tutti voi, oggi io adesso non mi disperdo in chiacchiere, perché quest'oggi so, ci sono tanti amici da presentare. Vorrei dare di nuovo il benvenuto alla nostra Lorna. Oggi è mercoledì, la nostra Brancatella. Il mercoledì c'è Brancatelli, oggi come ti dico, cioè, non ci assomiglio a Brancatelli, neanche un po'. Come mai? Per me è un gran bell'uomo, però se mi dici che assomiglia a Brancatelli... No, ti ho detto di no, ho detto non ci assomiglia a Brancatelli, quindi oggi è mercoledì, ritorna con noi Lorna. Sempre qui. Sempre qua, mi fa molto piacere averti perché insomma i tuoi piatti sono particolarmente squisiti. Fra un po' ci dirai anche che cosa ci prepari. Volentieri. Intanto vado a presentare questo trio, non so come definirlo. Trio Scartosi. Trio Lescano. Trio Scartosi, che cosa vuol dire? Ho detto che io sul palco, quando ci troviamo in tre davanti, allora quando presento dei brani interpretato dal Trio Scartosi. Allora, dalla vostra sinistra alla vostra destra, Patti Stella, buongiorno. Renato Tabaroni e Samantha. Buongiorno, Samantha, ciao a tutti. Buongiorno, ciao. A tutti. Buongiorno, ciao Fulvio, buongiorno, come stai? Bene, beh, siamo qua per fare musica, cucina, per presentare due iniziative che entrambi capitano il primo di maggio. Con piacere. Con piacere, alla quale voi sarete presenti. Già Patti ce ne ha parlato Katia quando è venuta la settimana scorsa. Volentieri. Di questo spettacolo che farai con Katia, dove a... È a Suzzara, al Circo Airone, lunedì. Due orchestre sul palco, Katia Belli e Patti Stella. Veramente ci sono degli ospiti, c'è Rita Music, Maurizio Medeo, Alex Migliorini, Tiziano ed Erika Tonelli, la Roberta Band. È una situazione bellissima. Una bella festa del primo maggio. Festa del lavoro, lavorate tutti. È vero? Giustamente. Detto bene? Cioè, come quel sindaco di Firenze, che adesso non è più sindaco, è molto più in alto. Adesso non è nessuno. Che disse il primo maggio i negozi devono tenere aperto perché c'è il turismo che arriva. Arriva a Firenze. Tenete poi chiuso il giorno dopo che non c'è nessuno. Sì, giusto. bisogna sempre trovare una soluzione. Primo maggio invece con Renato Tabaroni che al pomeriggio fai delle cose. Sì, sono a Calcara, che fanno tutti gli anni, fanno la festa dei lavoratori, loro c'è il pranzo a mezzogiorno e poi il pomeriggio mi sto lì un po' a rompere i coglioni. Mentre la sera ci sarà Villa dei Glicini, ecco, ricorderemo un caro amico, carissimo amico che era Carlo Zini. E poi anche Camillo Santamaria, naturalmente. Io in particolar modo ero molto amico di Carlo. C'è questa iniziativa di Remember. Un memorial. Ci troveremo lì in alcuni artisti e ricorderemo questi artisti con delle canzoni, suonando, cantando, insomma. Assolutamente. Quindi oggi parleremo di queste cose. Ci canterai una canzone, come del resto ce la canterà anche Samantha. Con piacere. Mentre in cucina che cosa succede? Un disastro. Come un disastro? un disastro. No, guarda, tu la Lorna sei già venuta, lei è una cuoca. Adesso in questo momento sono già venuto 4-5 volte, appunto, con lei. Lorna sta riflettendo anche come per lei aprire... la che è figlia d'arte. La figlia d'arte, certo. Come aprire un suo ristorante MasterChef o se magari trovare un qualche cuoco stellato che è la assuma, perché in questo momento lei fa da mangiare solo a casa. Ma pensa a te, una cuoca così. Cioè, si dice che è da 5 giorni che sono sul libero mercato. Da 5 giorni. Sul libero mercato. Oggi, magari darà un saggio della sua capacità. Ma anche casa, niente come quello là a Napoli, che devi daremo lo pane un lavoro, ma basta lo pane. Cosa ci prepari oggi, Lorna? Allora, se la regia mi manda la ricetta delle crepe, partiamo, giustamente io non gli ho dato la scaletta, però noi dobbiamo partire facendo l'impasto delle crepe perché deve rimanere in frigo. Lascialo lì perché c'è la Laila là che sta fotografando. Allora, per la crema noi abbiamo una crepe che è farcita di crema alla cannella e poi dobbiamo fare prima l'impasto. Allora, per la crema classica, quella pasticcera, quella che facciamo tutti a casa, con l'aggiunta di
un aroma alla cannella, allora mettiamo 3 uova intere, 80 g di farina, 110 g di zucchero, 400 ml di latte. E invece per le crepe, che adesso vi faccio vedere l'esecuzione, sono 2 uova, 2 etti di farina, 370 ml di latte e un pizzico di sale. Allora, via, partiamo perché altrimenti diventa notte. Io intanto ho messo a togliere dal freddo, non a scaldare, a togliere dal freddo il latte, perché quando andiamo a fare l'impasto delle crepe è sempre meglio che non ci sia il latte gelato. Allora, partiamo con le uova. Mentre tu prepari queste cose, volevo chiedere a Patty. Patty non si è mai cimentata in cucina, mentre Samantha mi risulta che insomma un po' di arte ce l'ha. No, devo dire che in orchestra cucinano tutti all'infuorché in me. Ma proprio tutti, Oggi manca anche Antonio, che lui è bravissimo. Il chitarrista Pietro, che è altrettanto bravo. Cioè, io sono brava a mangiare, a parte il fatto che si vede sono brava a mangiare. Però sono veramente l'unica che non cucina. Sì, tutta sta gente qua fa da mangiare bene. chi è che può dare il giudizio? Io. Chi mangia? Se lo mangi, davvero. Cosa fai? Cuoci e poi la butti via? No. Ce ne scampi liberi. Uova e ricotta? No, yogurt? Cosa no, c'è no, no. Allora, adesso stiamo facendo l'impasto per le crepe. Allora, io ho messo le 2 uova, poi le sto amalgamando con un po' di farina, un po' alla volta, Un pochino calma, alla... Perché sennò fai grumi. Vedi che lo sai? Allora, se lo sai, lo spieghi. Ma se vuoi c'è anche uno sbattitore, se vuoi. È stato un grande chef anche. Niente, a mano. Si lasciamo fare a Masterchef quello che è di Masterchef, Perfetto. Ma sono tanto cattivi a Masterchef. Beh, giustamente, dai. Fare il cuoco è una professione che richiede molta precisione, quindi chi non lo è... Io mi accorgo quando arrivano sul tavolo, quando arrivano cuochi professionisti o cuochi dilettanti, che lo fa per piacere, da come lasciano il tavolo alla fine della trasmissione. È vero? Ma la prima, guarda, adesso ognuno ha le proprie abitudini, cioè tu hai anche la fortuna di avere delle persone brave come per esempio Brancatelli, che io lo stimo molto, è un ottimo chef. Io sono una di quelle della vecchia guardia, quelle che pensa che quando sai lavorare nell'ordine, allora hai le idee chiare su quello che devi fare. C'è già una telefonata, tra l'altro volevo salutare. Ciao Patti, io Alessandro ti stiamo guardando, sei sempre grandissimo, un saluto a tutti da Roberta Leopardi. Oh, carissima! Ma chi è? Parente dell'infinito? Sì, sempre sì, caro, no. Mi fu questo ermocolle. Già. Da tanta parte. Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Sono gli amici di Crema al Core, di... In provincia di Bologna. Esatto. Fatta tappadillo. Vicino. Maps. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno Fulvio. Oh, Giancarlo Capucci, un po' che non ti sentivamo, ci fa piacere sapere che cosa succede a Vignola. Ci sono le piante in fiore, le ciliegie in fiore? No, ormai sono andate, la fioritura ha partito un po' di gelata. Ecco, era quello che volevo dirti, perché ho visto che le viti nella bassa hanno subito dei danni. Ma anche Vignola, la frutta ha un po' partito, però ce ne sarà abbastanza. Bene, no, l'importante è quello, perché sai... Che noi... poi ci è rimasto qualche prosciutto? C'è il prosciutto. Cosa ci riesci? Io volevo salutare quel bel trio lì, che vedo. Un trio, Trio meraviglia. Ciao, Neymar, Messi, Bacione. Suarez, questo è il trio. O BBC, Bonucci, no. Barzagli, Chiellini. No, in tre fanno un'orchestra completa, Fanno orchestra completa, esatto. Vero, ma voi, Renato, tu e Samantha avete cantato insieme. Guarda. Due estati. Ciao infatti. A tutti, ciao. Ciao Giancarlo. Ciao Giancarlo, un bacione. Ciao. Gianca, come va con... Allora, farina, uova... E latte. 170 ml, avevamo detto prima, un po' alla volta tirato via dal freddo del frigo, quindi appena intiepidito e basta. Mi raccomando che non sia caldo, perché altrimenti le crepe non vengono. Questa è la ricetta minima della crema pasticcera, l'essenziale. No, questa è la ricetta dell'impasto delle crepe. L'impasto delle crepe, scusami, ho fatto... Sai che al mattino presto oggi. Che bella fusa adesso. Cominciamo bene. Se arrivare stanotte, te chi sa va a finire.
Inquadrami Raffaella. Inquadro. Mi danno già del fuso alle 10.40. Quello che non dicono e che non sanno dall'altra parte delle camere è che tu nel frattempo, in questi giorni qui, hai fatto più chilometri che un rappresentante in giro per l'Italia. Quindi no. A tua giustificazione. È stato in giro per l'Italia. Guarda, no, adesso prima di darti il microfono, Samantha, che canti una canzone, mi vai sull'intervista di Matteo Bensi, ieri sera proprio la più fresca, quella fatta a mezzanotte. Cioè, era Modena Est, abbiamo salutato, ci sono i saluti di Matteo Bensi e di Marco Tagliavini, che adesso andiamo a sentire sotto l'abile regia del nostro Raffaele Terriziani, nonché il nostro super addetto alle camere, Luca Fornaciari. Rafa, l'hai trovato? Spero di avercelo messo. Eccolo qua, c'è Matteo, prima parte Marco. Parte Marco, due secondi, un saluto da Marco e da Matteo per la grande serata che è, tra l'altro, insomma, è stata veramente ben accettata dal pubblico di questa nuova orchestra di Matteo Bensi. Allora, carissimi amici, siamo a Modena Est per questo grande 25 aprile, questa grande serata, il concerto della nuova orchestra di Matteo Bensi. Ciao a tutti, grazie, ciao 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 ciao. Amici, ciao. Parlo piano perché stanno facendo la lotteria. Siamo sul palco di Modena Est. È una serata meravigliosa. Guardate quanta gente è venuta a trovarci questa sera. Mi fa troppo piacere alla partenza trovare questa affluenza di gente. In particolar modo saluto Fulvio, saluto tutti gli amici della trasmissione. Grazie Fulvio per essere qui. E cosa dire, aspetto di tornare in studio da voi, ma in particolar modo di venirvi a trovare, insomma, vicino a casa nelle feste. Quando potete veniteci a sentire, che ci fa tanto piacere. Grazie ancora. Ciao. Beh, insomma, un bel personaggio, ha fatto debutto col botto. Quando nascono le nuove orchestre che fanno la nota, poi c'è tutta la tradizione. Complimenti a Matteo. Allora, le crepe. La crepe, questa sconosciuta. Mentre tu mischi, posso far cantare una canzone? Ma certo, la padrona, bella com'è. La padrona di casa è sempre la chef. Samantha. Io direi di partire con un grande classico, La voce del silenzio. Vieni, vieni con me, vieni qua. Vieni qua perché non si canta da seduta. Certo. Tu segui le luci rosse della camera. Perché avevo portato anche una chicca per te, siccome a te piacciono le canzoni particolari, tipo Kate Bush, Cime tempestose. Facciamo dopo, magari. Dopo. Allora, questa è La voce del silenzio. La cantava Dion Warwick al Festival di Sanremo. Esatto, in coppia con... Ma sai che non mi ricordo, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Scusa Renato. Con. Niente, adesso lo ascoltiamo, intanto noi andiamo a vedere. Guardiamo, benissimo. La voce del silenzio. Samantha, per voi dell'orchestra Battistella a Pistoia. Prego regia. Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. Ritorna come un'ombra nei miei occhi, è quello che mi manca al mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che in silenzio hai il volto delle cose che hai perduto ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Tu non avevi perso mai.
quello che mi manca al mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che in silenzio hai il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Evergreen, un evergreen, brava Samantha. Grazie. Sempre vero, questa canzone la si canterà fino alla notte dei tempi, insomma, molto bella. Complimenti, complimenti. Grazie, Samantha. Grazie. La voce del silenzio. Bravissima. Renato, bravissima. No, io c'è la telefonata subito, andiamo a sentire. Mentre tu stai preparando, dopo metteremo le ricette ancora, perché yes, oggi sono tre piatti veramente interessanti. Da dieta post 25 aprile. Da dieta, insomma, io non è che proprio faccio dei piatti da dieta, mai. Anche quando mi sforzo non sono sempre no, saporito. Infatti anch'io ieri ne ho approfittato per un tot di cappelletti, non ti dico quanti perché qualcuno... Io lo so ma non lo posso dire. Non dirlo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo sapere se la pasta frolla che ha fatto lunedì, la cuoca che c'è oggi, ci vogliono le uova intere oppure solo il tuorlo? No, intere. Intere? Intere, intere. No, le guscio sì. No. No, il guscio no, eh. Ah no, il guscio no, eh. Il guscio no. Renato, pensavo anche il guscio. Intere. No. No, e poi un'altra cosa. I cagnet. Cosa sono i cagnet? Perché io chiamo da Parma. I can? I cagnetti, che ha fatto la marmellata con cagnetti. Ha ragione. Allora, i cagnetti sono... Io li chiamo cagnetti, però in realtà io in italiano non so come si chiamano, quindi... È una varietà di una prugna, insomma. È una prugna molto piccola che cresce selvatica su in collina da noi ed è molto brusca. Che ci sono gialle e rosse. Bravissima! Vede che allora lo sa quali sono. No, perché... No, perché no... No, non è che lo sapessi. Lo sapessi. Ero incerta, secondo me erano quelli perché è un nome che non l'ho mai sentito e loro so che sono anche abbastanza buoni. Beh, sono un po' bruschi, diciamo. Con quelle... La marmellata viene ottima e serve anche quella marmellata lì per tagliare, mischiare le altre marmellate perché sono molto dolci. E allora io la uso da mischiare un po' alle altre e comunque è un tipo di prugna molto piccola. Quella gialla sì. È ovale. Non fare battute. Sì, brava, sì, 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 allora ho capito. Quella gialla è ovale, invece quella rossa è rotonda. Ho capito, sì, sì, sì. Lei usa quella rossa? Sì, io ho usato quella rossa, sì. Poi mette zucchero anche? Io nella marmellata gliene metto sempre poco, perché preferisco, poco, preferisco che sia con un sapore più naturale possibile, però esatto. va poi a gusti, Ah, beh, indubbiamente. Ma così, secondo me, lei mi sembra abbastanza capace e brava da farla giusta la marmellata. Sì, no, infatti l'ho fatta di susino, l'ho fatta di albicocche. Vede, Mo? Vede, Mo, che è brava. C'ha mica bisogno brava. Dei miei consigli. Però ero curiosa di sapere i cagnetti. Io ho quelli consigli, allora, li ho sempre visti. La prugna è buona naturale. Non so come si chiama. Oh, è appena finito di dire. Signora, la ringraziamo del grazie. Suo intervento. No, grazie. Grazie tante. Apro una piccola parentesi. Tu sai che mi sono preso un pezzettino di torta andare a casa. Ah, sì, perché vero, io l'avevo assaggiata. È per mia moglie. Cioè... ti fai i complimenti per quella marmellata lì, il modo con cui hai fatto la pasta frolla era notevole. È detto da tua moglie. Ecco, che molto, che era dieta tra l'altro. Che non darmi poi mica la colpa. No, no, assolutamente. Adesso che so che le piace. Allora, intanto noi abbiamo preparato il composto per le crepe, fatto sì. da... adesso mettiamo in onda un attimo
contenuto, gli ingredienti per allora, queste crepe? Per le crepe ci sono 370 ml di latte, se la regia mi aiuta quasi ecco. È meglio, due uova, due etti di farina e un pizzico di sale. Mi raccomando, il procedimento per mischiare, per fare il composto delle crepe. Allora, si mischiano le uova. Ci si aggiunge un mestolo di latte e un po' di farina, un mestolo di latte e un po' di farina fino ad aver finito gli ingredienti. Poi un'ora di frigo. E poi faremo la crema. E poi faremo la crema. E poi faremo la crema. Intanto stai facendo una... Allora, intanto con il pompelmo per la ricetta dell'antipasto, io ho pelato a vivo un pompelmo rosa. Rosa, che bello, guarda, un colore splendido. Sì, no, dono della natura questo pompelmo. Sì, perché ha una nota un po' meno acida e un pochino più di arancio, quello rosa rispetto a quello giallo. L'abbiamo pelato al vivo fuori e poi ho fatto delle fettine sottili, sottili, sottili così. E intanto le mettiamo su un foglio carta perché così... Intanto perde un po' di acqua. Perde un po' di acqua. Intanto andiamo a tostare i gamberi. A pulire e tostare i gamberi. Allora, mentre tu pulisci e tosti i gamberi, io torno qua dai nostri ospiti per parlare delle loro belle iniziative. Intanto c'è una telefonata. Buongiorno, con chi parliamo? Pronto, buongiorno. I cagnette in i Marustican. Marustican, lei da dove chiama, signora? Da Reggio Emilia, nella Bassa. Beh, nella Bassa non lo so, a Reggio Città io da piccolo andavo bande di delinquenti che andavano a prendere i propri cagnetti. Noi ti chiamiamo i Marustican, a Novellara. Forse nella Bassa, vabbè, allora, qua diventa la storia dei dolci di carnevale che ogni 10 km cambia il nome. Cambia... Ragione comunque, la sua. Ascolti Fulvio, dov'è il ristorante della Lorna? La Lorna momentaneamente è a casa sua, il suo ristorante. Ma dove? No, aspetta, non è un ristorante. È un ristorante. È in attesa di una chiamata che... Allora, da poco sono di nuovo sul mercato, sul libero mercato. Accetto offerte. Ci dirà dove andrà, certo. Grazie, tanti baci. Arrivederci. Come? Non è sul tendone del mercato. No, assolutamente. No, adesso in Viom di Moulin, come si dice, perché... I rusticani, cagnetti, ne abbiamo trovati due. Al popolo dell'Emilia Romagna che ci sta seguendo chiediamo il nome di questo piccolo, come lo possiamo definire? Questo piccolo. È una prugna selvatica. Una prugna selvatica. Noi chiamavamo. Comunque la signora ha ragione, quella signora che ha appena. Marustica? Mi ha fatto venire in mente una cosa importante che quando ero ragazzino, Cicino, facevo. Qualche secolo fa. Avevo 10 anni, facevo il chierichetto. Dai! Non sembra però. Ah, che era quello? Ho fatto il chierichetto. C'era qualcosa. Allora andavamo anche con la croce, andavamo dei funerali. Lì vicino al cimitero c'era un albero di marusticani. E allora finito indietro, il prete di dietro, con il Cristo sbatteva. No, sì, ma non si fa. Ma è vero, è vero. Pover Cristo. Mia madre, poveretta. Un vilipendio religione. No, mia madre, poveretta, gli è venuto il crepacuore, che lei era religiosa, così quando ho saputo, quando il prete è andato a casa mia a spiegargli la faccenda, perché mi aveva picchiato il prete. E allora nel sbattere mi è rimasto il Cristo attaccato all'aria. Renato. Perché non c'era il chiodo per Renato, fermarlo lì. Oh, Renato. E allora ti va Renato. Raccontala stasera che sei alla Villa dei Glicini. Pronto, buongiorno. Buongiorno, ciao Fulvio, sono la Norma. Norma, ciao. Buongiorno Norma. Come stai? Io sto bene, grazie. Hai dei marusticani anche. Volevo salutarvi tutti, ma in particolare la Patistella che è un po' che non la vedo. Ciao cara, come stai? A dire che si io vede sto bene, eh? Norma, un'altra nostra cuoca che viene spesso a trovarci. Come sta tuo marito? Mio marito sta bene, siamo appena entrati adesso che eravamo al mercato. Cioè, e l'abbiamo visto. Bene, allora ci fa piacere salutarti. Allora, come sta tuo marito? No, nel senso che li conosco, sono persone... Beh, non hai chiesto neanche come sta lei. Che bel marito. No, come... O Patti. Norma, bella squillante. Come si chiama lei? Norma? Norma, come stai? Norma. Vedo che voi state bene, siete tutti allegri. Vabbè, ma bisogna, dai. Stai bene. Perché c'è un detto, la gente allegra, Dio l'aiuta, non abbiamo bisogno di aiuto, siamo allegri. No. Io tra l'altro, Norma, ti ringrazio e ti saluto. Un bacio. Ti saluto anch'io, auguroni a tutti. Ciao. Allora,
nostri amici quest'oggi sempre allegri, è vero? No, mi fa piacere, però volevo, prima di dare la linea alla pubblicità, tu sei fermo ancora, ti puoi fermare 2 secondi? O devi fare delle cose? Sì, ma quella posizione lì col coltello è drammatica. Ah, cioè, bisogna star fermi per forza. Cos'è, guarda? No, Renato, volevo fare un discorso. Oggi è il 26 aprile, ieri è il 25 aprile. Noi sappiamo che tu vieni da una famiglia dove tuo padre e tua madre erano veramente di fazioni contrapposte. Completamente. Completamente. Uno da proprio agli estremi. Proprio agli estremi. Agli estremi, poliestremi, esatto. Poliestremi. Allora, tu il 25 aprile del 1945 non eri ancora nato. Sono nato nel 48, 3 anni dopo. Stavano pensando. Però ti avranno raccontato che cosa è successo in quel 25 aprile, visto che anche ieri ci sono state delle contrapposizioni ideologiche su questa celebrazione particolare. Volevo sapere, in una famiglia da genitori che comunque si sono sposati, si sono voluti bene tutta la vita. Tutta la vita, tutta la vita. Beh, però mia madre mi ha sempre raccontato che dopo la liberazione, che fu un dramma, sai, perché lì c'è stato un momento che ognuno faceva quello che gli pareva. Certo, perché c'era l'anarchia completa, c'era la vendetta trasversale. E allora chi comandava prima hanno cominciato a cercarli per... È stato un dramma, ma anche in casa. In casa è un dramma anche in casa, perché mio padre diceva, mia madre, ma no, che voi avete fatto? C'è stato hanno passato dei mesi che tutte le volte che andavano a tavola litigavano. Tutte le volte che andavano, hai capito? Ho capito, quindi... Perché per quel motivo lì, tu pensa solo che allora, finito dopo la liberazione, ci sono state 24 ore di completa anarchia, dove... Completa anarchia, dove tutto quello che facevi non era punibile. Infatti, quindi cosa è successo in casa tua? Qualcuno è venuto a cercare qualcuno? No, perché tutti quelli dalla parte che avevano governato, sfollati tutti, scappati via tutti. E scapparono poi a Spilimbergo. Spilimbergo? Sì, a Udine, sì. Perché a parte il fatto che dalla parte della mamma c'erano poi avvocati, monsignori. Monsignor Rizzoli è stato il braccio destro di Papa Giovanni. Ah, ed era lo zio della mamma. Ah, ho capito. Quindi la mamma di origine cattolica, il papà proprio amava... lo zio, veniva da Predappio anche lui? Wetter bolscevica, non capì niente. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Sì? Buongiorno, telefono da Correggio. Correggio, ciao. Senza l'S, Salve, saluto tutti quanti, in particolar modo la Battistella. Che quando è venuta a Correggio, alla festa dell'unità, ha suonato l'ultimo dei Moicani per mio marito. Ah, vedi, mo? Vabbè, allora adesso magari... Ora, ascolta, rischio di fare subito una brutta figura, ma siccome venerdì siamo a Correggio al circolo 25 aprile, se tu vieni, se venite, anzi dovete venire... Te la risuono. Te la risuono. Non si può, è l'ultimo. Va bene. L'ultimo dei Moicani. Ok, va bene. Vi aspetto, grazie per il tuo pensiero. Un bacio. Grazie a tutti, grazie a voi. Buona giornata. Ciao, grazie altrettanto. Ciao, che cosa vedi in preview? Qualcosa che dobbiamo mandare in onda, Raffaele? Qualcosa? No. Allora, mandiamo la pubblicità. Intanto, prima di mandare la pubblicità, se mi segui, noi abbiamo pulito questi 3 gamberi. Sbaglia poco, Enco? 3 gamberi. Mangia leggero. 3 gamberi. Ma è l'antipasto. Ah, è l'antipasto. È l'antipasto. Qua c'è l'acqua che bolle. Qua vedo dello specchio, perché dopo insomma faremo altri piatti. Dei piselli, le cipolle. Dobbiamo fare dietro. Poi, che cos'è? Questi sono frutti canditi? Quella è uvetta. Ah, uvetta. È uvone. È uvetta speciale. Uvetta che viene da Gazzolo? No, non viene. Da Gazzolo non viene l'uvetta. Viene lo zafferano. Ah. Abbiamo un ottimo zafferano. Il zafferano di montagna, sì. Ma veramente bisognerebbe cercare questi prodotti tipici che vengono venduti, perché ti garantisco che non ha niente a che invidiare con lo zafferano medio orientale. Ah, è veramente eccellente. Allora, prima della pubblicità, vado a cuocere in padella i gamberi, a tostarli con un filo d'olio d'oliva. Filo d'olio d'oliva, tostiamo i gamberi, perché questo sarà un altro piatto. C'è prima una telefona. Renato! C'è i microfoni aperti, se no se parlate. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. 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 Io volevo chiedere alla signora Lorna, lei come fa a fare la marmellata con i cagnetti? Come fa a tirar via il midollo che io non ci riesco? Questa è la domanda più intelligente che abbia mai sentito. Non sapevo di questa cosa qua. Questa è la domanda. Allora,
c'è uno snocciolatore per ciliegie. No, io ce l'ho. E vanno fatti, uno si deve armare di santa pazienza lì. E poi uno a uno si snocciolano come se fossero ciliegie. Poi si mettono in padella con un po' di zucchero. Perché io l'ho fatta? Lei l'ha fatta? Perché l'ho fatta anch'io la marmellata di cagnetti. Sì? E come veniva? Però ho tribolato tanto con i miselli perché non si staccano. È vero, non è un problema solo suo, è stato un problema anche mio. E infatti in quei due giorni che ho fatto la marmellata ero tutto fuorché simpatica. Perché deve sapere che l'inesperienza, ed è stata una grossa inesperienza, quando sono andata a raccoglierli, no? Li ho raccolti con le mastelle, quelle grandi, quelle da giardiniere, perché mio marito fa il giardiniere. Sì, però mi sono resa conto dopo che erano da snocciolare una alla volta come le ciliegie. Sì. È stata una lotta che lasciamo stare. Cioè, quindi c'è un attrezzo che si chiama snocciolatore? Sì. È uno snocciolatore proprio quelli da perché diciamo da le dimensioni... Sì, ho capito. Ah, vedo che fate tutti cenno di sì, anche tu sì, Samantha, sì, lo conosci? Sì, c'è. Cioè, nel senso, perché un cagnetto normalmente ha le dimensioni di una grossa ciliegia. Bravo, bravo. C'è anche quella per le olive. Infatti la signora che ha le olive. Anche quella per le olive. Va bene, la ringrazio tanto. Grazie a lei, buona giornata. Complimenti perché è molto brava. Grazie. Allora, lo snocciolatore, ragazzi, qua se ne parlano tutti i giorni. Grazie. L'unico patacca che sembra che non sappia niente sono sempre io. Adesso facciamo una trasmissione per lo snocciolatore. Lo snocciolatore. Ma sembra una sciocchezza. Però se non avessi avuto lo snocciolatore non veniva la marmellata. Non veniva la marmellata. Allora adesso facciamo una cosa, mandiamo la pubblicità, poi Renato, visto che abbiamo parlato del 25 aprile, mandiamo sesso, spider e comunismo. Quello è l'ideale. Che è l'ideale. Dopo parleremo anche di un tuo grande mito, un grande personaggio che purtroppo se n'è andato, simpaticissimo tra l'altro, stiamo parlando di Michele Scarponi. Cioè, io ho sempre detto che la vita è un destino. Il mio chiodo fisso è quello. E delle volte quando mi dicono ma fai delle cose da incosciente. Io ho avuto tanti incidenti, io sono stato in coma la settimana, nel 68, che ero morto, adesso sono ancora qua. Nel 68 proprio? Nel 68. Invece di andare in piazza col calastico nel 68? No, andavo in piazza, poi dopo sono caduto da un'impalcatura. Invece di prendere delle botte dalla polizia sei caduto? Anche le botte dalla polizia. Ha preso anche quelle? Per la no, dalla cellere. Dalla cellere, vabbè, polizia, sì. Quando a Modena vennero anche 7 morti alle fonderie di Modena, No, sono stati, forse ti confondi con i 7 di Reggio. No, 7 morti e le fonderie di Modena in una dimostrazione. Vai a vedere sul cancro che avete voi. C'è scritto anche. I 7 fratelli Cervi è un'altra cosa. No, non c'è dei 7 fratelli Cervi, sono quelli che sono morti in piazza. In piazza qui a Reggio durante la manifestazione. Sì. C'era il Celerini, governo Scelba. No, a Modena ci sono state le anche fonderie. Alle fonderie. Tambroni, se hai ragione. No, non era Scelba. Ah, c'era il primo ministro Tambroni, il ministro dell'interno Scelba. Esatto. Comunque ci vuole fortuna, io ho detto fortuna Fatto. Per non dire peggio, però hai capito, la vita è quella, Scarponi. Poverino. Era lì che girava per quello? No, era a casa un giorno, prima di andare via ancora, dice con i suoi amici, andiamo a fare un giro in bicicletta insieme, ci troviamo laggiù, 3 chilometri. Ha fatto delle discese durante le sue corse, di 90 all'ora non gli è mai successo niente. La caduta in bici, se non trovi ostacoli, ti salvi. Puoi fare quello che vuoi, ti sbucci, ti fai, ma se trovi anche solo un piccolo ostacolo, che può essere un bricciolo piccolo così, ti distruggi. Bene, allora, dopo la pubblicità, sesso, spider e comunismo sono i miti nati dopo il 25 di aprile. Sì. È vero? Qua sento un buon profumo di cipolla. Stiamo tostandola, solo con un filo di olio d'oliva. Filo d'olio d'oliva, un po' di cipolla, 3 gamberi che io guarda. Gamberi, no. Niente, ok. Se ne mangi già uno. Ma se tu mi dicevi qualcosa, questa mattina c'erano i gamberi freschi, la coppa, ne prendevo una tonnellata, li mangiavamo tutti. Comunque qua dentro, che sembra che io faccio poco, cioè qua alla fine non ci rimane mica mai niente. No, ve lo dico, perché anche dalla regia, quello che voi non vengono fuori, mangia come delle cavallette. È normale. Pubblicità e poi andremo insieme ad ascoltarci Sesso, Spider e Comunismo, un brano che tra l'altro è stato registrato proprio qui nei nostri studi un po' di tempo fa. State con noi, tra poco.